Ciao e benvenuti a questo nuovo video. Oggi parliamo delle uscite Marvel previste per novembre 2024, che in realtà per Marvel non mi sembra un gran mese. Ci sono un bel po' di cosine interessanti, però c'è un po' di penuria di volumi nuovi e originali. Però vediamo insieme. Ma prima vi ricordo, come sempre, che sono le uscite annunciate su anteprima. Non c'è nessuna garanzia che usciranno effettivamente a novembre, così come non c'è alcuna garanzia che cose annunciate prima che non sono uscite non arriveranno a novembre. Quindi, solito discorso, prendetela come informazioni sulle prossime uscite. Quindi, parliamo intanto di Variant. Queste sono abbastanza sicure. Al solito, continuano le Disney What If Variant. Questo mese le troveremo su Amazing Spider-Man 54 e 55. La prima è una variant di Claudio Sciarrone, ispirata ad Avengers 233, con Ant-Man sulla freccia, la vedete comunque, è qua. E poi c'è sul 55, appunto, la variant di Giada Perissinotto, ispirata ad Uncanny X-Men 268, Cavalieri di Madripoor, famosa storia degli anni 90, copertina di Jim Lee, così a memoria. Quindi passiamo un po' all'evento che sta andando in onda sulle TV Marvel, no, sui fumetti Marvel. E Blood Hunt continua, uscirà ovviamente il secondo spillato, ma usciranno anche un sacco di cose collegate. Quindi abbiamo il Blood Hunt Storie Insanguinate volume 2, che continua le serie presentate sul volume 1, fondamentalmente. Quindi Black Panther 2, Doctor Strange 16, Dracula Blood Hunt 2, Vengeance of the Moon Knight 6, Strange Academy Blood Hunt 2, di un sacco di autori. È un volume brossurato di 120 pagine e costa 14 euro. Ne uscirà ovviamente un terzo, in teoria, a dicembre. Poi abbiamo un bel po' di spin-off ancora su Blood Hunt, se non volete perderveli, sono su Amazing Spider-Man 54, che contiene l'intera mini Amazing Spider-Man Blood Hunt e dovrebbe esserci Morbius. Poi su Venom 32, con extra un episodio di Carnage che non c'entra niente, Wolverine 50, dove si conclude la sua miniserie speciale di Blood Hunt, X-Men Blood Hunt 2, con gli speciali dedicati a Psylocke, Quannon, non voglio spiegarvelo qua, e Laura Kinney, la figlia clone di Wolverine, che poi si chiama Wolverine anche lei, adesso. Poi, ancora, Fantastici 4 21, dove ci sarà il primo di due tie-in dedicati, l'Incredibile Hulk 15, che contiene uno speciale dedicato a Blood Hunt, e Miles Morales Spider-Man 15, con due episodi. Quindi continuiamo a parlare di spillatini, perché a novembre c'è l'esordio delle nuove serie degli X-Men, e si comincia con X-Men 1 di Jed McKay, Rena Stegman, Gail Simone e David Marquez, anche se di Gail Simone c'è pochino, credo soltanto il Free Comic Book Day. Costa 5 euro, sono 48 pagine, contiene X-Men 1 appunto, ed è anche disponibile in edizioni diverse. C'è la variant componibile parte 1 di 3, la seconda penso sia sul prossimo numero degli X-Men e immagino la terza sull'altra serie degli X-Men che uscirà tipo a dicembre forse, o forse più avanti, non l'hanno ancora annunciata. Poi ci sarà una blank variant che costa 5 euro, dove potete farvi fare lo sketchino da chi vi pare. E per concludere, la variant Mutant History a 4 ante. Qui è un po' più incasinato, perché andando a cercare non sono solo 4 le ante, sono almeno 8 da quello che ho visto. Cerco di farvele scorrere più o meno sullo schermo. Questa dovrebbe essere la prima parte, forse magari sugli X-Men 1, altra serie degli X-Men, ci saranno le altre 4? Può essere, lo scopriremo andando avanti. Comunque, non è l'unico esordio mutante di novembre, perché c'è anche X-Force 1 all'interno del primo episodio originale di X-Force americano di Jeffrey Thorne e Marcus Toh. Spillato, 40 pagine, costa 5 euro e appunto vedremo una nuova X-Force prendere vita e in più ci sarà anche una variant che costa 7 euro. Poi abbiamo un altro spillatino speciale dedicato a Deadpool e Wolverine intitolato Arma Extrazione, titolo orripilante, una roba più carina tipo lasciarlo in originale, Weapon Extraction non era meglio, ma le vie di Panini sono infinite, le vie delle traduzioni Panini sono infinite, aspettate le prossime. Comunque, autori Ryan North e Javier Garron, spillato 48 pagine, 5 euro. In realtà sono tante storielline apparse in appendice a varie serie Marvel fra il 2023 e il 2024. Contiene Incredibile Hulk, Captain America, Fantastic Four, Spider-Gwen, The Ghost Spider, Immortal Thor, Avengers, Spettacolo Spider-Man e X-Men 2 del 2024, quindi quella attuale. Non lo so, non ci capisco niente. Comunque, storie cortine unite insieme per formare un unico racconto più lungo. Ci sta, vedremo un po' com'è, sicuramente lo prendo, alla fine sono solo 5 euro, quindi fa brodo. Poi abbiamo un altro speciale, sempre spillato, che è Giant Size Little Marvels,
che è un albo speciale con quattro storie complete dei piccoli e buffi Little Marvels, ovvero le versioni tipo bambinose dei supereroi Marvel. Gli autori sono Scott Young, immancabile, e Doug Jordine. È uno spillato di 48 pagine. Non so perché Panini non utilizzi la copertina regolare, che dovrebbe essere quella che avete detto adesso, invece una copertina tratta da uno speciale albo di anniversario Marvel che uscirà tipo il mese dopo in Italia, ma non con questa variant. Non lo so, scelte loro. Comunque sì, effettivamente anche questa variant che utilizzano per un altro albo è disegnata da Scott Young e in realtà è la variant che contiene tutte le altre variant che Young ha fatto come serie di recente per Marvel e che ho quasi tutte, tra l'altro. Le vedavate sullo sfondo nell'altro studio. Poi, finalmente passiamo ai volumi inediti. Il primo è Captain Marvel volume 2 Undone di Alyssa Wong e Ruairi Coleman e Gian Mazzaldua, 17x26, cartonato 120 pagine, 18 euro, contiene gli episodi dal 6 al 10 della nuova serie di Captain Marvel, con la partecipazione anche di Janice Vell, pare. Quindi dovrò proprio recuperarmela la serie di Captain Marvel, che ancora non dovrei aver comprato il primo, se non mi ricordo male, ma cerco di farlo. Poi abbiamo Venom, ansia da separazione, storia mai narrata di Venom ai tempi del protettore letale, scritta ancora da David Michelinie e disegnata da Gerardo Sandoval, cartonato 120 pagine, 18 euro, contiene la miniserie originale completa Venom Separation Anxiety. Ci sta alla fine se volete rivivervi un po' del passato di Venom in una nuova versione. Poi abbiamo Ghost Rider Vendetta Finale, nuovo volume del Ghost Rider di Benjamin Percy, con i disegni di Danny Kim, cartonato 144 pagine a 19 euro, contiene l'intera miniserie originale Ghost Rider Final Vengeance di 6 episodi. Continuando, abbiamo un'altra stranezza Panini che io non ho capito benissimo, ovvero Spider-Man L'ombra del folletto verde, dove l'autore dell'ultima caccia di Kraven, J.M. DeMatteis, torna a scrivere Spider-Man, una sconvolgente rivelazione su Goblin e Norman Osborn, inoltre Harry Osborn, Gwen Stacy e Maxi Schiffman. I disegni sono di Michael Staa e la cosa che io non ho benissimo capito è perché abbiano scelto di tradurre Green Goblin in folletto verde. In originale è Shadow of the Green Goblin e anche ipotizzando che ci sia un altro Green Goblin che qui chiameranno Folletto Verde, è tutto un po' strano. Non lo so, io ho fatto anche una storia su Instagram per cercare di capire, ma perché non vuole essere un attacco? Vorrei capire come gli è venuta. Magari c'è una motivazione, però a questo punto voglio l'Uomo Ragno, l'ombra del Folletto Verde, la super edizioni corno. Comunque, abbiamo finito con i volumi inediti, che sono solo 4 tecnicamente. Abbiamo poi comunque delle vecchie storie che tornano disponibili in nuove edizioni. Intanto abbiamo un paio di Marvel Replica Edition, spillatini che si rifanno alla versione originale americana con tanto di pubblicità dell'epoca, e saranno i Captain America 117 con la prima apparizione di Falcon, Sam Wilson, e poi Marvel Super Heroes Secret Wars 2, che per qualche motivo sembra vogliano riproporre integralmente in questo formato spillatino. Non lo so, bella però la copertina di Magneto, va detto. A questo punto Venom volume 5, Predestinazione, continua la riproposta in cartonato delle storie già apparse in spillato su Venom. Questi sono gli episodi dal 22 al 25, più il Free Comic Book Day del 2023. Gli autori sono Al Ewing, Kafu, Ken Lashley e Sergio Fernandez Davila, cartonato di 136 pagine a 19 euro. Non male, devo dire, anche se con un po' di alti e bassi la serie di Venom, perché continuano a cambiare l'autore, quindi sono effettivamente alti e bassi. Poi abbiamo Miles Morales Spider-Man volume 7 Beyond, che dovrebbe essere il penultimo volume della serie precedente di Miles, uscita anche questa ovviamente in spillato, cartonato 120 pagine a 18 euro, sono gli episodi dal 33 al 36, più l'annual del 2021. Ancora abbiamo Punisher, il re dei killer, libro 1, di Jason Aaron, Jesus Saiz e Paul Azaceta, cartonato di 208 pagine a 26 euro, che contiene i primi 6 episodi di Punisher. Mi sembrano tante 208 pagine per solo i primi 6, però probabilmente c'erano delle storie particolarmente lunghe, non mi ricordo. In ogni caso, sinceramente, è un po' un'occasione sprecata, secondo me. Si poteva forse riproporre la serie in volumi un po' più grossi? Due singoli deluxe? Magari? Non lo so. Sicuramente non me la recupererei così, ma se ci fosse stato un volume unico o un paio di volumi in grande formato con delle grafiche decenti, un pensiero magari ce lo si faceva, visto che comunque è una gran bella serie. E poi abbiamo anche Daredevil volume 1 Si scatena all'inferno, che invece ripropone in cartonato la recente serie di Saladin Ahmed, Aaron Kuder, Farid Karami e altri, 136 pagine a 19 euro, con i primi 5 episodi della serie di Daredevil del 2023, attualmente serializzata sullo spillato. Poi abbiamo Vecchio Logan volume 1 Berserker, un volume deluxe di Brian Michael Bendis, Jeff Lemire e Andrea Sorrentino, che ripropone la miniserie Old Man Logan del 2015, che dovrebbe essere così a naso quella di Secret Wars,
forse. E poi Old Man Logan del 2016, dall'1 al 4. È un cartonato di 232 pagine, formato deluxe, 18x27.7, a 31 euro. Ed è una bella occasione se volete rivivervi le avventure di quella versione futuristica invecchiata un po' male di Logan, che a un certo punto si è messa a scorazzare per il normale universo Marvel del presente. Poi abbiamo ancora Wolverine con Wolverine di Jason Aaron, volume 1, Wolverine all'inferno. Sono i primi 5 episodi della serie del 2010 di Wolverine, più lo speciale Road to Hell. Gli autori: Jason Aaron, Leonardo Guedes, Jose Wilson, Maga Hallas e Auclair Albert. Nomi facili oggi, eh? Ammetto che non mi ricordo benissimo queste storie. C'era Logan che per pagare i suoi peccati finiva all'inferno e poi il suo corpo veniva anche controllato da altri. Spettacolare partecipazione di Mistica, ammetto che me la ricordo poco, però grande scrittore Aaron, per cui ci può stare a recuperarsela. Fra l'altro, visto che in America Wolverine di Jason Aaron l'hanno fatta un po' più generica, ristampando tutte le storie scritte da Aaron, qui invece si va proprio solo su questa serie, parrebbe. Anche con volumi molto più piccoli, perché quelli americani hanno fatto 4 volumi, tutti sulle 300 pagine abbondanti. Però, ribadisco, non sono le stesse storie, perché ad esempio in quella raccolta si trova anche il volume seguente di cui vi parlo, ovvero Astonishing Spider-Man and Wolverine, un altro bel pasticcio, sempre scritta da Jason Aaron, disegnata da Dan Kubert, che è un cartonato deluxe 18x27.7 di 184 pagine a 26 euro, con la miniserie omonima americana del 2010 in 6 episodi. Me la ricordo piuttosto carina, ce l'ho ancora nei vecchi brossuratini Prestige Panini. Non lo so se può valer la pena recuperarsela, magari un'occhiata gliela do giusto per vedere. Sicuramente i disegni di Adam Kubert traggono solo giovamento da un'edizione nuova e più grande. Comunque, continuiamo a parlare di Wolverine, perché esce anche Wolverine volume 3, il programma della bestia, che invece sono le storie dell'era krakoana di Benjamin Percy con Juan José Rip, con gli episodi dal 26 al 33. Cartonato, 256 pagine, costa 31 euro. E sinceramente, se avete acquistato i primi, c'è da recuperarsi anche questo. Poi continuano le edizioni deluxe del periodo krakoano con X-Men Sins of Sinister, che comprende fondamentalmente l'intero evento, che in originale era diviso in 3 miniserie di 3 numeri, più uno speciale di apertura e uno speciale di chiusura. Si trova tutto in questo deluxe. Sono 344 pagine cartonate a 37 euro di Kieron Gillen, Paco Medina, Andrea Di Vito, Alessandro Vitti e molti altri. Non male, devo dire che nel complesso non mi è dispiaciuto Sins of Sinister, anche se poi non è che abbia lasciato grandissimi strascichi se non qualche cosina, eh. Però ci stava, comunque era una lettura piacevole, una storia quasi da what if, però interessante. Poi, siccome non abbiamo parlato abbastanza di Wolverine, arriva anche il Marvel Omnibus Wolverine volume 2, un cartonatone con sovracoperta di 1104 pagine, 94 euro, contiene Wolverine, serie classica dell'88 dal 17 al 30, Marvel Comics presenta dal 38 al 71, la miniserie Havoc and Wolverine Meltdown, lo speciale Wolverine Nick Fury Scorpio Connection, Wolverine Jungle Adventure e Wolverine Bloodlust. Un gran bell'omnibus per tutti i fan di Wolverine, che esce dopo un sacco di tempo dall'uscita del primo, speriamo ne arrivi un altro dopo questo. Comunque, decisamente più recente invece è il primo volume di questa serie, ovvero Marvel Giant Size Edition Daredevil di Brian Michael Bendis e Alex Maleev, di cui esce il secondo, effettivamente, cartonato di 496 pagine in formato Absolute 25x31, con slipcase, costa 65 euro e contiene gli episodi di Daredevil dal 41 al 50 e dal 56 al 65. Se non avete recuperato gli omnibus e preferite averlo un po' più grande, ci sta, perché no. Poi abbiamo Marvel Masterworks, quello dedicato a Hulk, volume 12. Sono le storie dal 197 al 209 dell'Hulk del 68, più l'annual numero 5. Fra gli autori Len Wein, Chris Claremont, Sal Buscema, Herb Trimpe. È un cartonato di 288 pagine, costa 32 euro. E vabbè, sono le solite incredibili avventure di Hulk, con una piaga sinistra con l'entrata in scena dell'Uomo Cosa e di Glob. Ci sta. Concludiamo quindi con i Marvel Must Have. Il primo è Marvel Super Heroes Contest of Champions, che probabilmente io non ho mai letto, così a naso, non mi sembra di averla mai recuperata in nessuna edizione, ed è fondamentalmente il primo grande crossover Marvel in cui gli eroi si scontravano l'uno con l'altro. È una serie del 1982 e oltre alla miniserie nel volume troviamo anche l'annual di West Coast Avengers 2 e quello di Avengers 16, in cui fondamentalmente il Gran Maestro lottava contro gli Avengers di New York e quelli della costa ovest. Sicuramente me lo recupero questo, anche perché non è che compri tantissimi must have, uno ogni tanto ci sta, e comunque sono storie che hanno una loro importanza proprio a livello di quello che hanno significato per il fumetto americano, quindi finalmente me la posso leggere in un modo comodo. Poi l'altro must have invece è un grande grande classico, Avengers, la guerra Kree Skrull, di Roy Thomas, Sal Buscema, Neil Adams, John Buscema. È un cartonato di 224 pagine a 20 euro e contiene Avengers dall'89 al 97.
cosa divertente, almeno per me, è uno dei primissimi cartonati che fece Panini a suo tempo, che ho ancora, tra l'altro, parliamo di, penso, fine anni 90, costava tra l'altro tipo 30.000 lire, che sono 15 euro attuali, quindi costa pochino meno, ma sono passati anche quasi 30 anni. E alla fine è una storia anche questa fondamentale per quanto riguarda gli Avengers, una grande saga con grandi ospiti e sicuramente un bel volume da leggere, se non l'avete mai letto vale la pena investire questi 20 euro. Quindi direi che con questo abbiamo concluso, ribadisco, pochine le novità questa settimana, ci sono tante cosine qua e là, un bel po' di ristampe sicuramente interessanti, però diciamo che manca un po' di ciccia forse. Comunque, intanto grazie per aver visto tutto il video, se siete arrivati fino qua, una bella M maiuscola per accendere il vostro amore Marvel, e so anche così che siete arrivati fino alla fine. Poi, se vi è piaciuto il video, mettete un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per sapere quando c'è il prossimo. Vi ricordo che mi trovate live tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 18 e la domenica alle 21 su Twitch. Poi c'è Instagram, TikTok, Facebook. Mi trovate anche su Telegram con il gruppo in cui parlo di fumetti, canale con notifiche, canale con le offerte. Vi lascio in descrizione se c'è qualcosa di questi fumetti recuperabile su Amazon e contemporaneamente così sostenere il canale. Noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video e per ora, potere pelato!